La foto stretta tra le mani di mamma Loredana, 7 anni non cancellano il dolore, soprattutto ora con l'attesa della sentenza d'appello del processo di febbraio. Dino Di Michelangelo, poliziotto teatino, è una delle 29 vittime della valanga di Rigopiano, è morto insieme a sua moglie Marina Serraiocco, imprigionato da quella valanga che non ha lasciato via di scampo. Oggi, nel giorno dell'anniversario della tragedia, la famiglia, il comune di Chieti e l'intera comunità hanno voluto ricordare davanti al monumento dedicato alle 29 vittime del resort cosa accadde 7 anni fa. Alla presenza delle autorità, del sindaco di Chieti Ferrari, il momento toccante nelle parole dei familiari di Dino. Il fratello di Dino Di Michelangelo, Alessandro, vuole che le luci su Rigopiano non si spengano. Andremo avanti, dice. Sì, sono 7 anni di dolore, 7 anni di lotta, ma soprattutto di speranza. Quest'anno ancora di più c'è la consapevolezza e la forza di sapere che è stato fatto tutto quello che potevamo fare come familiari e come parte civile per rendere, io la definisco pace, perché deve esserci prima la pace e poi la giustizia. Solo in questo modo possiamo ottenerla noi e far sì che i nostri cari possano finalmente riposare in pace. E noi abbiamo letto attentamente le carte dell'appello della procura e non smetteremo mai di ringraziarli, perché sono 7 anni che la procura ha preso in carico il nostro dolore per farci sentire meno soli. Quest'anno, come un minuto prima della lettura della sentenza del febbraio scorso, dello scorso anno, eravamo fiduciosi, lo siamo ancora di più, perché abbiamo capito, leggendo quelle carte della procura, che la giustizia è fatta ancor prima di uomini, di donne e soprattutto di coscienze, che poi di codici e di leggi. Quindi siamo ancora fiduciosi e crediamo fortemente, perché adesso dobbiamo solo chiudere il cerchio. E siamo qui in appello con la consapevolezza che ci sarà ancora un altro grado di giudizio a cui faremo ricorso sicuramente se non dovessimo trovare le risposte che cerchiamo. Qual è la prima cosa che le viene in mente ricordando suo figlio? Che amava tanto il suo lavoro. E gli è stato tolto, l'amava veramente. Io infatti quando vedo i colleghi mi commuovo di più nel vederli, che forse ci sarebbe stato ancora mio figlio se li avessero salvati, perché dovevano salvarli.